Benvenuti a tutti a Un Sorso di Cultura, il primo caffè letterario d'asporto, un'idea innovativa che mette insieme il momento più bello della giornata, la pausa caffè, con un vero e proprio salotto letterario, un luogo, il bar di passaggio, un luogo in cui si incontrano vite, si incrociano sguardi e soprattutto un momento anche per confrontarsi sull'arte e sulla cultura. Un format innovativo proprio ideato da Sedio Caffè che vuole aprire i propri spazi ai giovani talenti emergenti, agli scrittori, ai registi o chiunque abbia voglia di far conoscere la propria arte. E io sono molto felice questa oggi di avere nel nostro salotto un giovane artista, un attore, ma anche scrittore. Edoardo Esposito, benvenuto Edoardo. Grazie Barbara, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici di Canale 8. Allora, davvero un testo importante in cui tu tiri fuori un personaggio emblematico, un personaggio che in realtà potrebbe diventare anche un monito per quella che è la società attuale, perché è espressione di coraggio. E tu scrivi proprio nella quarta di copertina: gli dèi mi hanno concesso di scegliere tra una vita lunga e senza fama e una breve con eterna gloria. Il coraggio, la generosità, l'onore sono l'eredità del più grande che i padri mi hanno lasciato e vi rendono re dei nostri fratelli. Insomma, Alessandro il Grande, dalla storia al teatro, come nasce questo volume? Beh, nasce da un progetto teatrale, nasce da uno spettacolo teatrale che nel 2019 ho realizzato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli con il direttore Paolo Giulievini che ha sposato molto questa causa e abbiamo voluto raccontare la storia di Alessandro, abbiamo voluto raccontare tutto questo viaggio che lui ha fatto, non solo terreno, ma anche un viaggio pieno di emozioni umane, che sono quelle dell'amicizia, della lealtà, del coraggio. Questo desiderio di scoprire i confini del mondo, quindi di scoprire dove questo mondo finisce, che è un po' qualcosa che ci appartiene a tutti quanti noi. E l'abbiamo voluto fare all'interno del Museo Nazionale, in mezzo a queste opere straordinarie d'arte che hanno 2000 e passa anni, in occasione anche della mostra di Canova. Abbiamo quindi portato gli spettatori in un percorso itinerario che ci ha permesso di girare tutto il Museo Nazionale. E conoscere la storia di Alessandro che veniva raccontata man mano che si incontravano le opere d'arte, con gli attori che hanno interpretato i vari personaggi che sono stati coinvolti nella vita di Alessandro, come la madre, il padre, il figlio, Dario III, re di Persia, Aristotele, Demostene, insomma, quindi è Meraviglia. stato un viaggio itinerante pieno di sorprese. E quindi l'inizio è stato proprio lì. È molto affascinante questa trasposizione dal teatro in un libro, però diciamo che è anche un testo complesso, cioè mettere in scena una figura come quella di Alessandro il Grande inevitabilmente ti avrà richiesto dei lunghi tempi proprio per la ricerca anche. Sì, anche perché la ricerca è stata una delle parti più affascinanti di questo progetto, perché quando si cerca qualcosa su Alessandro si comincia con una fonte storica e poi lo si può trovare ovunque, perché la prima parte del libro è dedicata proprio a questa grande eredità che lui ha avuto. A tutto quello che è successo dopo la sua morte. E quindi abbiamo trovato che la religione cristiana ha creato dei collegamenti con Alessandro. La stessa cosa hanno fatto gli ebrei, la stessa cosa ha fatto l'Islam addirittura. Alessandro è diventato una figura all'interno dei loro testi sacri. E la stessa cosa hanno fatto gli artisti. Da Raffaello Sanzio, che ha ritratto, insomma, anche forse ha ritratto anche nei Musei Vaticani nella scuola di Atene, ma di sicuro Raffaello Sanzio ha ritratto le nozze di Alessandro. E questa eredità è andata avanti, non si è mai esaurita, ci ha raggiunto fino ai giorni nostri. E in qualsiasi angolo della terra ci sono dei manoscritti medievali, come il romanzo d'Alexandre, che nel 1300 è stato un best seller, potremmo dire, dell'Europa continentale, ma è accaduta la stessa cosa in Iran, con lo Shahnameh, cioè il libro dei re, del 1400 scritto in Iran e con delle immagini, delle raffigurazioni di Alessandro. Quindi è una fama che si estende, che non si è mai esaurita nel tempo e nello spazio, così come se pensiamo ai giorni nostri, una canzone scritta dagli Iron Maiden, dedicata proprio ad Sì. Alessandro il Grande, insomma, poi abbiamo Roberto Vecchioni che anche ha scritto Alessandro il Mare, e così come è presente nei videogiochi, se pensiamo ad Assassin's Creed. Hanno dedicato un capitolo intero ad Alessandria d'Egitto, all'oasi di Siwa.
Quindi è un mito che viaggia. Questo mito che viaggia si muove all'interno di un museo. Noi spesso siamo abituati a vedere il museo come una realtà stratificata e mobile, no? E invece l'obiettivo anche delle nuove generazioni, anche dei nuovi direttori che di recente si stanno avvicendando, è proprio quello di renderlo una realtà, insomma, mutevole, viva. Ecco, questo legame tra museo e teatralizzazione, come avviene? Avviene, beh, in questo caso è avvenuto grazie alla straordinaria visione di Paolo Giulievini, con il quale abbiamo trovato un'ottima intesa, e lui crede molto in quello che tu hai sottolineato. Ed è stato appunto il modo in cui il museo ha preso vita, cioè qualcosa che dall'antico ha preso vita ai giorni nostri. Ed è diventato ed è uno straordinario metodo di comunicazione con il visitatore che diventa spettatore e che diventa anche uno spettatore attivo, perché poi la rappresentazione in questo caso si è svolta non sul palcoscenico, quindi con una distanza tra spettatore e attore, ma gli attori erano proprio in mezzo agli spettatori e questo ovviamente ha consentito allo spettatore di essere anche protagonista in prima persona. Nel frattempo è arrivato il momento della nostra pausa caffè, vediamo dove ci porta oggi il nostro Pasquale Sedio. Come sempre, grazie a Pasquale Sedio che ci introduce in questi luoghi pieni di storia, piena di fascinazione. Penso a questi maestri gelatai del Bar Gelosia di Casoria che davvero portano avanti questa tradizione da decenni, anzi davvero forse oltre un secolo, cioè meravigliosa questo aspetto. Nel frattempo è arrivato anche il nostro caffè, la nostra pausa Prendiamo, dolce, Edoardo. graziando se Dio, caffè e libro poi è la cosa migliore, caffè Sì. giornale, caffè e libro, insomma, cioè è l'ottimo principio di giornata, insomma. Assolutamente, anche perché nell'idea proprio di questo momento del caffè poi si chiacchiera e vengono fuori quelli che sono gli aspetti così belli anche della vita, della cultura, dell'arte, no? Penso proprio a te, anche che sei un attore, in questo caso anche scrittore, voglio far rivedere di nuovo il testo a tutti quanti, in cui ci sono anche una prefazione e una postfazione illustri a cui tu sei molto legato. Sì, io sono molto legato perché la prefazione era scritta appunto Paolo Giulievini, direttore del MAN. E per me, da napoletano, è stato un orgoglio ricevere questa prefazione e anche la postfazione, invece, ad opera di Luigi Vicinanza, presidente del MAV, della fondazione che gestisce il Museo Archeologico Virtuale di Napoli. Quindi un'altra realtà importante, quindi l'antico e l'antico rappresentato attraverso il futuro. Ed è, come dire, un altro motivo d'orgoglio aver ricevuto la stima e gli scritti di questi due importantissimi personaggi della cultura italiana. E proprio al MAV noi abbiamo presentato l'anno scorso il libro per la prima volta, insomma, cioè la prima presentazione, abbiamo riproposto lo spettacolo, ovviamente in una chiave diversa, adattata al luogo in cui ci trovavamo. Abbiamo quindi messo in scena per la seconda volta Alessandro il Grande dalla storia al teatro. Io adesso sono curiosissima, te lo dicevo anche prima, non vedo l'ora di vederti in scena dal vivo e davvero di vedere questa trasposizione però stavolta in teatro oltre il libro. Diciamo una cosa importante, c'è una massima a cui tu sei anche molto legato e che riporti sempre nella quarta di copertina che dice niente è sicuro per chi è vile e niente è impossibile per chi è audace. L'audacia, che cosa significa per te essere audace? Ti senti un uomo audace? E soprattutto quanto bisogno c'è di audacia in questo momento nella nostra storia. Beh, io penso che tutti nel momento di maggiore difficoltà della nostra vita abbiamo trovato quella forza per andare avanti. Io credo che sia questa l'audacia. Possiamo tutti quanti noi affrontare dei momenti di debolezza e confrontarci con le nostre paure. Ed Alessandro è un uomo che l'ha fatto, insomma, l'ha fatto sempre, ha imparato ad avere rispetto anche della propria paura, però poi ci lascia con questa massima. E che è la forza motrice che spinge tutti quanti noi ad andare avanti. Quindi, ed è sempre da che punto di vista si può vedere il mondo, cioè da che punto c'è sempre una doppia visione delle cose. Cioè, il mondo può diventare un posto insicuro in qualsiasi momento per chi ha paura, e allo stesso tempo, davvero, per chi ha coraggio, per chi crede nei propri sogni, nei propri ideali.
allora può realizzare anche l'impossibile. Ci credeva Alessandro e comunque, voglio dire, ha lasciato questa grande eredità di cui abbiamo parlato prima. A questo punto noi dobbiamo crederci anche noi, insomma, quindi. Grazie Edoardo Esposito, Alessandro il Grande dalla storia al teatro, grazie di essere stato ospite nel nostro salotto letterario, il nostro primo caffè letterario d'asporto. Vi ricordo sempre che se anche voi avete voglia di far conoscere la vostra arte, la vostra scrittura, basta andare sul sito di Sedio Caffè, nella sezione dedicata Un sorso di cultura e lì insomma basta scorrere il menu e trovare tutti i locali, bar che sono aperti, insomma disponibili ad aprirvi le loro location per la presentazione dei vostri libri. Grazie Edoardo. Grazie Barbara, grazie a tutti gli amici di Canale 8.